un intervento appassionato per quanto riguarda soprattutto la sua terra Pellegrinotti, ossia il versante Apo Versiliese. Sì, io vengo da quella terra e so cosa vuol dire il lavoro, la fatica, i morti che ci sono stati anche nelle attività estrattive. E vedere persone che esprimono giudizi così in maniera molto, molto troppo semplice, di chiudere le cave come se poi dopo un domani facciamo tutti gli orsi yoghi in quel parco della Garfagnana, non è così. Il mio intervento però voleva anche lanciare un messaggio al Presidente Rossi, a chi verrà dopo di me, perché il piano paesaggistico è una bella cosa per tutelare, per salvaguardare, ma bisogna anche gestirlo, insieme anche alla legge nuova sull'urbanistica, perché se non viene gestito, e come tante volte approviamo le leggi e poi le lasciamo lì, succede che i problemi non si risolvono, anzi i problemi ti si sbattono contro e tornano dal Presidente. E allora è lungimirante pensare a una commissione, a uno staff tecnico che si rapporti anche con gli amministratori, con gli ambientalisti, con i cittadini, con gli imprenditori, per capire cosa succederà, perché è la prima regione che andrà a applicare un piano paesaggistico, dove diventa, come ho detto in aula, un tetto soprattutto alla Toscana. Se non stiamo attenti, può diventare una bella cosa, ma può diventare anche un grosso problema per tutti, per le attività balneari, per gli alberghi, per tutta la, perché è un tetto soprattutto, quindi bisogna gestirlo bene. La mia preoccupazione, io in questi mesi non ho fatto altro che scovare dov'è che si vietava, dov'è, leggendo tutti, perché erano 4.000 passapagine, molti allegati, e ho scoperto, ogni volta che leggevo qualcosa, ho scoperto qualcosa di nuovo che impediva sempre di fare quello che in questo momento stiamo facendo. Ci hanno attaccato dicendo che siamo cementificatori, le nostre proposte non andavano in quella direzione assolutamente, e l'abbiamo dimostrato finalmente. E io mi auguro che effettivamente questo piano possa diventare un qualcosa di positivo e non di negativo. Grazie per l'invito.